Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo l'avventura di Shuikoden 3 con l'inizio e ovviamente il capitolo numero 1 di Chris. Che è esattamente da dove l'abbiamo incontrata noi, forse con Yugo, mi sa. Anzi, no, mi sa che comincerà un po' prima la situazione. Una vittoria, diciamo una vittoria, sì, vabbè, una parata di vittoria seguita successivamente da questa convocazione. Come può essere il concilio così arrogante? Signorina, se potessi prendere la sua spada. I diritti dei cavalieri non sono riconosciuti qui, suppongo. Buona giornata, madame. Ti ringrazio, Luis. Ma quindi a sto punto, cioè, il reclutamento dei personaggi come funziona? Io a sto punto sono convinto che ogni capitolo abbia dei personaggi da reclutare, o comunque ogni main character ha dei personaggi a suo, diciamo, a suo consiglio, no? A suo legame. Per cui mi sembra un po' strano. Ecco, qui c'è il membro quello che abbiamo fatto fuori, cioè, che abbiamo sconfitto da poco. Siamo onorati di avere il leader dei nostri fortissimi cavalieri di Zexen con noi. Che la dea sia con noi oggi qui riunita al concilio. Lasciate che ringrazi la nostra dea per permettermi di poter partecipare a un'occasione del genere qui oggi. Vi diamo il benvenuto, signorina, madame, anzi signore in questo caso. Ho avuto altresì l'onore di vedervi all'interno della parata di vittoria. Ringrazio, sir, ma non c'è bisogno che voi vi congratuliate con me. La battaglia vinta nelle Grassland non è quello che si può chiamare esattamente una vittoria. Non mi aspettavo che potessi dire una cosa del genere, signora. Per essere la Lady d'Argento, leader dei sei cavalieri di Zexen, siete un po' troppo modesta. Venite chiamata anche l'eroe bianco, in segno della vostra dedizione e ovviamente il vostro grande lavoro di servizio. Per quanto riguarda la nostra vittoria contro i barbari delle forze alleate. Ho sentito che un singolo colpo della vostra spada può far fuori 7 nemici. Non sono vissuto abbastanza per essere, diciamo, per essere considerato un mito. Potreste gentilmente illuminarmi sulla ragione della mia convocazione? Ma certo, non intendevamo, diciamo, disturbarlo, offenderla. Abbiamo chiesto al consiglio di avvertirvi per la nostra nuova risoluzione. E abbiamo una richiesta da integrare. Qualsiasi decisione prende il consiglio è dovere del cavaliere da compiere. Ben detto, la nostra vittoria nelle recenti battaglie ci hanno permesso di dimostrare la nostra superiorità in confronto ai barbari. Vi vorremmo mandare a negoziare con il concilio dei vecchi, anzi degli anziani o comunque dei saggi, dei sei clan. La nostra intenzione è di segnare comunque un trattato per segnare i confini che sono stati violati in modo considerevole durante questi anni. Sono stati informati i Grasslander di questo? Il clan delle Lucertole e il Kisa Clan sono già stati. Sono, hanno
hanno già mandato il loro consenso. Stiamo aspettando la risposta del clan dei Caraia per, diciamo, per unirsi a noi in modo rapido. Possiamo lasciare il resto a te, signora? Certamente, ma le nostre richieste di effettuare un funerale di stato per il capitano Galhand e il vice capitano Pelise non sono state garantite. Non possiamo ritornare ai nostri doveri senza pagare il doveroso rispetto ai decaduti. Non possiamo accollarci niente di meno che gli effetti della nostra vittoria, ricordando alla gente le nostre vittime contro i barbari. Dobbiamo aspettare un tempo migliore. Oppure vuoi effettuare un funerale di stato per consolidare il tuo titolo di capitano dei cavalieri? Non ha senso. Come vi permettete? La nostra decisione è stata presa. Ci aspettiamo un resoconto positivo da lei, signora. Permetteteci di ringraziare la Dea per averci permesso di avere questa occasione di stare insieme oggi. Che sia ringraziata la Dea per permettere... Vabbè, ok. Ecco. Beh, ci aspettiamo che un eroe faccia il suo dovere da eroe. Un eroe eterno soltanto se la sua vita viene presa durante una gloriosa battaglia. Non siete d'accordo? Quindi già stanno progettando a come farla fuori, praticamente. La dama d'argento. Oh, ecco, sì, effettivamente dama d'argento suona bene. C'è qualcosa che non va, signora? Luis, preparati a partire. Sì, ma sì, signora. Ma così all'improvviso? Siamo appena ritornati da una vittoriosa battaglia. Hanno detto che noi apparteniamo al campo di battaglia. Chissà se anche loro partiranno da livello 1, ma penso di sì. Molto bene. Ci aggiorniamo domani mattina, allora. E infatti questa è casa... Esatto, è la casa dove abbiamo consegnato, tra l'altro... Ah, livello 20! Lei comincia già da livello 20. Figo! Che rune ha? Minchia, fenice, eh? Danni per 2 al nemico, lose balance. Ah, sarebbe tipo Falcon in realtà, forse. Cioè, qui viene chiamata Fenice, ma dovrebbe essere simile alla runa Falcon. Nuovo elmo, nuova armatura. Tu già sei messa bene rispetto agli altri. Quella spada a che livello ce l'hai? Ah, livello 5. Ma quindi posso andare in giro? No. Niente, minchia, manco il tempo mi ha bloccato. Ottimo. Ecco, what about a stroll? Quindi posso andare in giro un po' a cazzeggiare, allora. Posso esplorare la zona. Ah, sì, posso andare, ok. Vado a fare un giro. Ok, ho fatto un giro e non c'era nulla di interessante, quindi direi che possiamo andarci a riposare. Ho potenziato l'arma soltanto, che l'ho portata a livello 7, visto che ce l'aveva a livello 5. E va bene così. Oddio, salvataggio? Perché salvataggio? Ma no, salviamo da un'altra parte, non si sa mai.
Comunque lei rispetto agli altri è la easy mode praticamente. Cioè parte con 200.000 poch, livello 20, equipaggiamento di tutto punto. Grazie per aver aspettato. Solitamente non sei un ritardatario, che è successo? Hai trovato finalmente la tua dolce metà? Perdonami, non essere ridicolo, che insulto. Pensate anche voi che il nostro amico Salomon is after our beautiful goddess, è in un qualche modo baciato dalla dea? Immagino, scommetto di sì. Smettila, Percival. Ah, per favore, basta. Ecco, ti è stata rito. E allora contate anche me in tutto ciò. Sì, anche io immagino. Tutti quanti sono d'accordo con te, mia cara Lady Chris. Potresti smetterla con queste cose senza senso, Percival? Concordo anch'io con la signora. Basta. Ecco, pronti. Stiamo rimanendo indietro, cioè stiamo ritardando. Suggerisco di andarcene immediatamente. Leo e Percival, voi rimanete in carica qui. Sì, Milady. Ci uniremo a voi dopo aver ricevuto i dettagli dell'ultimo minuto. Bene, allora, amici. Infatti loro stanno andando verso il villaggio dei Caraia, immagino, perché è la scena dove noi poi li incontriamo lì. Salom si è unito al party, Roland e anche Borus e anche Luis, però Luis è fuori. Anche tutti di livello 20 già questi, cioè totalmente un altro. Oddio, mi posso muovere col cavallo? Ma di che cosa stiamo parlando? Minchia, non posso andare da nessun'altra parte. Ma che bellezza che posso muovermi col cavallo. Ma col cavallo ci sono. Oddio. Col cavallo ci sono incontri casuali? Penso di sì. Ma quindi loro combattono a cavallo? Eh sì, ci sono gli incontri casuali. Combattono a cavallo! Allora, non hanno attacchi combinati. Però ovviamente li possiamo rilasciare perché sono nemici deboli. Ma quindi. Ah, ecco, il supporto è Luis. Scusa, ma se cambio la disposizione, ho qualche attacco combinato? No. Nessun attacco combinato. Ma bisogna vedere se con lei, magari andando nelle altre zone, si sblocca qualcosa. Allora, nelle altre zone, diciamo che i personaggi che ho reclutato tecnicamente qua non si vedono, ma loro non so se non si vedono perché li ho già reclutati o perché effettivamente a me, io penso che con lei comunque ancora non si possa reclutare nessuno. Perché lei comunque adesso siamo in missione, stiamo facendo una roba per il concilio, diciamo per Zexen fondamentalmente, quindi non penso che. Cioè, al momento penso che sia tutto scriptato, tra virgolette, nel senso che io devo continuare la storia, devo fare tutte robe e basta.
Poi magari in futuro sì, recluterò gente con lei. Oddio. Ma posso anche scendere dal cavallo oppure no? Eccoci arrivati. Lasciate che vi ricordi che qui non possiamo rimanere per troppo tempo. Dobbiamo partire subito per, diciamo, per affrontare le negoziazioni con quelli di Grassland. Ok. Quindi stai dicendo che non siamo in grado di aspettare per il resto, cioè che non dobbiamo aspettare il resto dei sei cavalieri? No, ho paura di no. Sicuramente loro capiranno la nostra urgenza. E qui è dove mi incontro con Yugo, giusto? Quando sbatte Lulu addosso a Luis. Che c'è quella scena dove li... Ecco. Esatto. Ops. Perdonatemi. Eh sì, questa è la stessa scena. Stai bene, amico? Per favore, perdona il mio compagno per essersi messo in mezzo alla strada. Sì, beh, che cosa ti aspetti da una testa di ferro? Che cosa intendi testa di ferro? Testa di latta, dovrebbe essere. Quei vestiti, voi siete Caraia. E tu chi dovresti essere? Ah, certo. Avrei dovuto introdurmi prima io. Io sono Chris Lightfellow e sono il capitano degli Zexen Knight. Lightfellow, esatto, quel nome mi suona familiare. Perché noi avevamo, diciamo, il coso da consegnare, no? Il pendaglio da consegnare. Che sarà suo fratello, comunque il suo padre, se non mi ricordo male, forse. Capitano, il tempo vola. Dobbiamo metterci in marcia. Ehi, aspetta, no? Sto parlando con lei, eh. Fatti indietro, giovane barbaro. Qui siamo noi che decidiamo chi vive e chi muore e chi parla. Mi stai minacciando? Ugo, lascia perdere. Vabbè, questa l'abbiamo già vista, questa scena. Molto bene, le nostre scuse ancora, ragazzo. Addio. Fai attenzione a quello che fai qui. Questa è terra di Zexen. Addio, scusami. Sì, questa scena l'avevamo già vista. Quindi ci sono delle scene in comune, ovviamente. Perché giustamente si intrecciano le loro storie. Figa sta cosa. Roland, sei stato troppo sfacciato. Mi permette di ricordarle che lei è il successore del capitano e lei non dovrebbe esitare a imporre la sua autorità. Questo è il mio punto di vista. Rimane. I tuoi uomini dubitano della tua abilità se. Aspetta. Your ability di comandare se ti metti a testa con i barbari del Grassland. Ciò non mi interessa. Io mi scuso. Non necessariamente. È un mio errore. È stato un mio errore scavalcare il mio recinto, mettiamolo così, i miei limiti, i miei confini. Dice dimostrare la mia autorità, cioè fermare la mia autorità. Ah, lei prima si è scusata perché ha detto I apologize, quindi dice sì, forse hai ragione, mi scuso, dovevo fare una roba così, l'ho tradotto male. Purtroppo alcune frasi delle volte non sono sempre semplici da capire in base anche a come vengono dette, quindi bisogna rifletterci. Fortunatamente siamo arrivati in anticipo, così abbiamo il tempo per, diciamo, per preparare meglio i preparativi. Mi lasci preparare la sua stanza. Non è qualcosa che tu dovresti fare, è qualcosa che dovrebbe fare qualcun altro. Non è un problema, signora. Sono molto più a mio agio facendo questo che lavorando come cavaliere. Ma io devo fare un cavaliere. Devo farti un cavaliere. O tuo padre non mi perdonerà mai. Se tu devi. Se proprio devi, puoi pulire la stanza nel momento. Lo so, ho saltato, porca troia.
È da un bel po' di tempo che io non sono andata, diciamo, sul campo di battaglia e sono ritornata trionfante alla capitale. È certamente così, madame. Mi viene in mente di pensare che abbiamo lasciato la fortezza. Quando abbiamo lasciato la fortezza, che il capitano Galland e il vice capitano Pelise erano ancora con noi. Non c'è bisogno che me lo ricordi. Ok, quindi adesso devo andare in stanza a riposare? No, a quanto pare no. E allora che devo fare? Da che cosa dovrei cominciare? Ah, forse devo dargli un po' di tempo per sistemare la stanza? Oh, sei tu Lady Gris, hai bisogno di una stanza? Allora, qui non c'è nessuno in realtà. Vedi, delle volte però il gioco non ti fa capire effettivamente cosa devi fare, perché ti dice, ah sì, devo sistemare la stanza di qua e di là, e poi, boh. Cioè, ti lascia così, un po' così all'aria. Fino a quando poi tu non cammini e sblocchi il trigger giusto per andare avanti. Boh, vediamo qual è il trigger giusto a sto punto. Allora, non c'è nessuno in città, strano. Ah, ecco. Sta succedendo? Signora, sembra che un messaggero delle Grasslands è appena arrivato. E allora che cos'è tutta questa confusione? Ah, oddio! Scusa, ma il messaggero. Allora, sì, effettivamente c'era il messaggero dei Caraia che era Hugo, che sta andando appunto alla capitale. Ma tu che sei il capo delle lucertole? Allora non mi interessa. Ti prego di perdonarmi, perdonare la scortesia. È questo il modo in cui trattate le persone nelle Grassland? Noi paghiamo il nostro rispetto per coloro che lo meritano, altrimenti no. Non andrai via dopo aver detto una cosa del genere. Smettetela, entrambi. Borus. Che diavolo ti prende? Ha chiamato me, un custode diciamo, del cancello e mi ha chiamato custode del cancello e ha chiesto di vedervi in prima persona. E tu? Io sono Dupa, un guerriero della unità 1 del clan delle Lucertole. E ho richiesto una personale udienza con il capitano dei Zex and Knight. E adesso per favore portatemi da lei. Dato che la posizione di capitano dei cavalieri dei Zex and Knight è vacante, ti riceverò io. C'è una voce che è una mezza demone, che lei sia una mezza demone in battaglia. Non dirmi che sei lei. Silenzio. Non tollererò più tale impudenza. Dovresti fare attenzione, a quali parole utilizzi. Demone. Donna demone. Non ho assolutamente idea di che cosa tu stia parlando. Se non mi credi, la tua migliore opzione è andartene. Va bene, ti prendo in parola. Diciamo, in accordo con le tradizioni del clan, il capo Zepon del clan delle Lucertole, uno dei clan delle Grassland, mi ha mandato con un messaggio per voi, onorevoli guerrieri degli Zex and Knight.
Nel pomeriggio, dopo che tre soli avranno raggiunto la collina, noi staremo aspettando presso le pianure di Amur per far riposare le tombe. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che effettueremo delle negoziazioni nella pianura di Amur a 3 giorni a partire da oggi. Ok, accettiamo la vostra proposta. Sia gli Zexen che coloro delle Grassland manderanno 5 convogli. Ci incontreremo a metà strada, diciamo tra le due armi, tra le due armate. Va bene, e non siate in ritardo. Le donne umane non sono un'attrazione per me. Ma come potete innamorarvi? Ma voi siete innamorato di questa qui, vero? Ehi, attento a ciò che dici. E adesso, se mi volete scusare, devo andare. Non mi aspettavo un messaggio così presto dopo il nostro arrivo. Il concilio si è preparato molto bene, vedo. Vedo che il concilio si è preparato molto bene, capisco. Ok, ecco, adesso sono riapparsi praticamente tutti e io in teoria posso tornare, diciamo, indietro a riposare adesso. Anche perché, ripeto, non credo che ci siano reclutamenti o robe da fare qui. Questa secondo me è una storia molto 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 dritta per ora. Perché non ci sono i risvolti come ci sono stati come con Yugo o magari con altri personaggi. Cioè, loro i primi capitoli erano tutti, diciamo, esplicativi. Non erano dei capitoli dove appunto si reclutava o si facevano cose. Ho quasi finito di pulire. Farò meglio a preparare le cose per la partenza di domani. Che cosa vuoi fare, Lady Chris? E vedi, potrei dare ancora un'occhiata in giro oppure riposare. Però vedi, se mi dice di dare un'occhiata in giro, perché mi dice di dare un'occhiata in giro? Io sono sicuro che non ci sia nulla da fare, quindi ok, I think I will rest. Ok, mi ritirerò per la notte. Quindi posso dipendere da te per le preparazioni? Certamente, signora. Sì, qua non c'è da reclutare, secondo me. Cioè, questi primi capitoli sono tutti dritti per dritti. Sono proprio tutta trama, è proprio l'introduzione della trama del gioco. Poi dopo sicuramente si potrà reclutare. Ma per il momento penso proprio di no. Ok, qui adesso siamo pronti. È quasi il momento. Come possiamo fidarci di queste lucertole bastarde? Li posso vedere arrivare, penso che siano loro. Ah, ecco, c'è Lucia. E qui ecco perché loro si sono salvati poi nelle terre delle lucertole. Però poi loro sono andati dai Caraia, quindi forse qualcun altro ha dato fuoco al villaggio dei Caraia e loro si trovano lì per caso. Sono Chris Lightfellow. Attualmente sono il capitano dei Cavalieri di Zexen. Sono qui per suggerimento del Concilio di Zexen, per segnare un armistizio con i 6 clan delle Grassland. Lasciamoci alle spalle il nostro passato sanguinoso e portiamo la pace, almeno per ora. Sono Dupa, l'ultimo combattente nell'armata diciamo, del clan delle Lucertole. Ho un messaggio dal capo Zepon, che è il capo appunto del clan delle Lucertole, uno dei grandi clan delle Grassland. Fino a quando la luna non sparisce, lui sarà il leader dei 6 clan. Ho fatto in modo di portare questo messaggio onorabile tra i guerrieri dei Zexen Knight, in accordo con le nostre tradizioni.
Zebon desidera che noi, che siamo stati coronati con la cresta della saggezza, non sprechiamo tempo. Lui ha il piacere di vedere quello che avremmo, diciamo, concordato con i suoi desideri. Io sono Lucia, capo dei Caraia, uno dei clan, dei sei clan ovviamente. Ed è un peccato che abbiamo dovuto combattere delle battaglie così inutili con tutto il sangue che si è versato. Spero che voglio sperare che il futuro con la dama, con la Lady d'Argento, possa portare, che ha portato morte e paura all'interno del campo di battaglia, possa adesso incontrare la sua bontà e il suo coraggio mantenendo questo trattato. Perché mi attacchi in questo modo? Mi dispiace, ma la tua bellezza e la tua ferocia in battaglia mi hanno fatto diventare un po' gelosa, anche se io ho combattuto contro di voi. Lo prendo come un complimento. Adesso devo ricordarvi che siamo qui per soddisfare la richiesta del concilio. Ed è appunto la volontà del concilio fare questo trattato. Abbiamo sempre pensato che fosse strano per un leader non stabilire le proprie condizioni di vita attorno a un tavolo. Questo non succede nelle Grassland o nelle città del sud della Federazione. I Cavalieri di Zexen sono praticamente una forma di servizio per la runa di Zexen e per il concilio. In Zexen i ruoli militari e quelli del governo sono separati. Ok, eccomi, scusatemi, mi ero andato in bagno. Come può un leader senza, diciamo, competenze militari governare e proteggere una missione? Non è il tempo migliore per discutere le nostre differenze. Oh, tu chi sei? Noi, il Kisha Clan. Ecco, vedi, il Kisha Clan. Qua ci devo ancora andare io. Vorremmo ringraziare gli spiriti per averci permesso questa pace temporanea. Condividiamo i vostri sentimenti e ringraziamo la dea, ringraziamo allo stesso tempo la dea, perché giustamente ognuno ha tradizioni e culture diverse, che giustamente anche religioni in questo caso diverse. Dice: il vento si sta facendo più intenso. Oh, povero Luis, gli manca già il castello di Brass. No, dovresti parlare per te stesso, Lord Borus. Credo che Luis sia coinvolto in qualcosa. Che cosa? Non dirmi che stai dalla sua parte anche tu, Lord Salom. Dice: la parte interessata delle Grassland dovrebbe essere, diciamo, impegnata con le celebrazioni presto, quindi possiamo rimpacchettare tutto e tornare al Brass Castle. Lady Chris, qualcosa non va, i soldati sono agitati. Che intendi? Le truppe delle Grassland si stanno muovendo. Sarebbe saggio mandare una spedizione anche noi. Non possiamo essere così rozzi e andare via prima che la cerimonia sia finita. Mi preoccuperei di meno della forma e più delle circostanze di questi barbari. Potrebbe avere ragione. Questo mi preoccupa. Signore,
C'è una lucertola del clan che ci sta praticamente attaccando. Ci sono più clan, cioè nel senso ci sono più convogli del clan delle lucertole che stanno attaccando. Che stanno attaccando e stanno avanzando insieme a dei compartimenti dei soldati di Caraia. Che cosa? È un attacco di sorpresa. Ed è stato reclamato da Lord. È stato reclamato in entrambi i casi da Lord Miriam. Che difende il proprio fianco e Lord Lancet. Che sta cercando di penetrare attraverso le linee dei nemici e liberare gli alleati. Ma non può essere. Sir Miriam. Sicuramente le negoziazioni devono essere. Cioè, sicuramente le possono essere una trappola. Come hanno potuto fare una cosa così tanto in fretta? Cosa stavano facendo le nostre truppe di sentinelle? Quelle lucertole sono apparse praticamente dai lati e al di fuori del blu. Non pensavo avessero una rete di collegamenti così particolare in questa regione. Penso, a questo punto penso che abbiano mappato tutte le nostre destinazioni, tutte le nostre rotte. Maledetti barbari. Non c'è tempo da perdere, verremo circondati presto. Ma è strana sta cosa. Addirittura battaglia campale così subito? Minchia. Stay alive per X turni. L'unità di Chris viene sconfitta. Barbari. Borus. Noi non conosciamo la loro storia. Per favore, non fare conclusioni affrettate. Quindi siamo tutti su Plains. Va bene, a questo punto per ora direi che possiamo anche evitare. Ecco, qui ora combattono. Loro tra l'altro hanno un sacco di vita. E giustamente fanno anche più danno. Guarda caso. Cioè, oddio, i danni. Cioè, se le stanno dando entrambi. Però loro sono in maggioranza. Mi ha stunnato addirittura. Mi ha stunnato. Minchia. Loro sono molto resistenti. Minchia, non ha fatto un cazzo di danni. Minchia, guarda, loro attaccano a 2-2 addirittura. C'hanno le swingate forti. Che ci stanno disintegrando comunque. Ah, sono insieme ai Caraia.
Come avete intenzione di agire, mio capitano? Non c'è molto da dire per quello che è successo, ma se le lucertole hanno preso le loro armi, noi non possiamo restare a guardare. Capitano, abbiamo perso il contatto con, diciamo, con le altre linee. Le nostre unità rischiano di essere disintegrate una per una. Dobbiamo passare attraverso e scappare attraverso le Grassland. No, questo significherebbe consegnare gli altri cavalieri alla morte. Il capitano ha ragione. Passerò io attraverso le loro patetiche linee. Seguitemi. Borus, aspetta, ascolta Salomone. Ascolta Salom, anzi, ho un piano, ma prima dobbiamo breccare la loro, diciamo, la loro barriera. E così sia. Combattiamo per farci una strada. Ecco, dobbiamo arrivare lì. Escape to the East. Se lo schema di Salom, se lo schema è di Salom, allora deve essere uno buono. Andiamo. Non dobbiamo eccitarci, cioè non dobbiamo fare sceneggiate. Dobbiamo comunque difendere il nostro onore di soldati di Zexen. Dobbiamo attaccare. Dobbiamo cercare di buttarli giù. Anche se loro sono di più. Vedi, noi uno l'abbiamo fatto fuori, ma... Minchia. Ci stanno disintegrando. Di noi siamo molto più resistenti e facciamo molti più danni. Minchia. Ok, qui abbiamo vinto. Ok, loro sono a piedi, quindi in realtà dovrebbero muoversi di una casella alla volta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non c'è tempo da perdere. Ok, vedi? Ora qualsiasi truppa può raggiungere quella zona. Via, quella a piedi, mischino. Ci è mancato poco, ma ce l'abbiamo fatta. Maledetti quei barbari. Te l'ho detto che non dovevamo fidarci di loro. Miriam e Lancet. Che cosa faremo senza di loro? E ce ne sono ancora, e ce ne sono molti altri intrappolati là dietro.
Cosa dobbiamo fare adesso, Salom? Non possiamo ritirarci al castello di Brass per ora, il tempo sta scorrendo. C'è un villaggio Caraia non troppo lontano da qui. Raidiamolo. Ma sei impazzito? Ah, quindi l'hanno raidato veramente loro. Adesso è il momento giusto per tornare indietro a salvare i nostri uomini nei guai, non per cercare nuovi nemici. Una volta che avranno appreso che il loro villaggio è stato attaccato, i Caraia si ritireranno. E i nostri nemici saranno. E i nostri uomini saranno in grado di poter scappare dalla loro grinfia. Potrebbe funzionare, abbiamo abbastanza tempo. Dobbiamo provare, non c'è altra scelta. Va bene, andiamo. Ah, vedi, quindi sono stati veramente loro a dare fuoco al villaggio. Però questa parte la facciamo la prossima volta, perché abbiamo registrato abbastanza. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.